Beh, è appena terminato questo Juventus-Real Madrid 3-1, una vittoria per la Juventus abbastanza impronosticabile, devo dire la verità, perché non me l'aspettavo, sinceramente, una vittoria di questo tipo. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati con me in chat, picchi quasi di 1.000 persone, e quindi tanta tanta roba, siete stati meravigliosi. E non ho ancora idea se questo video verrà pubblicato subito dopo la partita o come primo risveglio, però per tanti sarà una buonanotte, per tanti sarà un buongiorno. E quindi buonanotte o buongiorno, a seconda di quando andrete a vedere questo video. E non si fa, perché non si fa, però parto dalla fine, perché credo che sia più doveroso iniziare ad analizzare le parti un po' più facili di questa prestazione della Juventus. Intanto, il 3-1 finale è firmato Dusan Vlahovic. Non lo so se il mio è un pensiero inquinato dalla situazione, dal momento, però vedere Vlahovic che esulta, tirando sulla maglietta, in questo modo mi ha riportato alla mente Dybala con la Triestina che segna e tira sulla maglietta in questo modo, nell'estate in cui si voleva scambiare Paulo Dybala per Romelu Lukaku. Gol dell'attaccante mancino della Juventus che si voleva scambiare con Lukaku e che era contrario allo scambio, esultanza polemica in cui mostra il nome sulla maglia e forse anche il numero sulla maglia, il numero 9. Non lo so, ripeto, magari sono io inquinato da questi pensieri di mercato, queste voci di mercato, però mi ha riportato esattamente lì, a 4 anni fa, a quell'estate. Tra l'altro, fun fact, la stagione successiva, in quella stagione lì in cui Dybala poi rimane alla Juventus e non arriva Lukaku, la Juventus vince lo scudetto con Dybala, MVP della Serie A, che fa una stagione stratosferica. Che possa essere lo stesso parallelismo? Mi auguro veramente di sì. Con un Vlahovic che rimane alla Juve, un Lukaku che non arriva a Torino e con Dusan che porta lo scudetto in bianco-nero. Sarebbe meraviglioso. Meraviglioso, ma per adesso sono soltanto sogni delle 3:40, quando di solito sogno veramente, invece questi sono sogni a voce alta, ripetuti qua. Signori, un secondo tempo brutto, il secondo tempo è stato brutto, poco da girarci intorno, è stato un dominio allucinante del Real Madrid questo secondo tempo. Voglio andare a vedere anche un pochettino. Il Real conclude con un imbarazzante 34 tiri totali, di cui 8 in porta. Poi tante volte magari rimanda al tiro anche da lunghissima distanza, cioè Rudiger ci ha provato in qualsiasi modo da casa sua da sempre. Però il secondo tempo è stato completamente dominato dal Real Madrid, con una Juve che si è semplicemente arroccata dietro cercando di difendere questo gol di vantaggio che era rimasto rispetto al 2-1, dopo che Vinicius aveva accorciato le distanze all'interno della prima frazione. Quindi sul secondo tempo c'è ben poco da dire dal livello di squadra. C'è da evidenziare ancora una volta il bel ingresso di Huijsen, perché poi quando si è messo lì dietro ha fatto il suo. Juventus che conclude con il 4-4-2. Inizia la partita, prende le sostituzioni sempre con il 3-5-2, conclude con il 4-4-2 perché voleva portare a casa il risultato e quindi ha rinunciato un pochettino alla fase offensiva, un pochettino completamente nel secondo tempo, alla fase offensiva per massimizzare quella difensiva. Punto di domanda, rivolgo a voi questo quesito, perché io ho avuto questa impressione qua, a maggior ragione quando poi è stato cambiato il modulo. Quindi il secondo tempo è stato la proiezione di questi ultimi 2 anni che abbiamo visto, con nessuna cosa degna di nota, secondo me, da sottolineare, nessun picco di squadra da lodare. Invece voglio fare un grande elogio a quelli che sono stati i primi 20, 25, 30 minuti della Juventus nel primo tempo. 30 probabilmente un po' esagerato, però 20-25 sì, perché quando è iniziata questa partita io non mi aspettavo assolutamente un ritmo così elevato. La Juventus parte nei primi 10-15 secondi con un pressing feroce con McKennie e Weah, che mi fa dire si saranno sbagliati. Prima di un minuto la Juve è già in vantaggio con il gol di Moise Kean, ancora una volta nato da un pressing super feroce, che
che la Juventus va a attuare a tutto campo. La Juventus pressa con tutti i suoi effettivi e poi palla a terra, tutto di prima, riesce a coinvolgere Chiesa, riesce a coinvolgere Ken, riesce a coinvolgere McKenny, riesce a coinvolgere Ken che va a ribadire in rete. Quindi il primo gol della Juventus è di una bellezza, secondo me, di livello, maggior ragione perché era il Real Madrid e quindi io mi aspettavo una disfatta clamorosa da parte della Juve questa sera. C'è stato un momento quando loro hanno fatto i cambi che ha messo Valverde, Alaba, Carvajal, chi altro hanno messo? Ne ha messi veramente Rodrigo, ha messo della gente allucinante, Militao, e noi 2 minuti prima avevamo messo Pinsoglio, Cambiaso e Iling a fare la mezzala. Questo era stato il livello e dopo 2 minuti abbiamo messo Rugani, cioè proprio delle robe dell'altro mondo. Però nonostante il dislivello tecnico, il dislivello comunque di potenza, perché il Real Madrid non è lo standard di partite che dovrà affrontare la Juve l'anno prossimo. Il Real Madrid è una squadra che come sempre si proietta come candidata numero 1, numero 2, numero 3, comunque tra le prime 3 per vincere la Champions League di anno in anno. Noi quest'anno la Champions neanche la giochiamo, non giochiamo neanche l'Europa League, nemmeno la Conference League. Quindi il Real Madrid è un livello decisamente diverso da quello della Juve, e il Real Madrid è anche una squadra più avanti nella preparazione, dato che inizia la Liga tra 8 giorni, mi pare, prossima settimana. Quindi mi aspettavo davvero una squadra molto più pronta, che potesse farci decisamente più male. Invece la Juve inizia bene, con questo pressing, con questo gioco palla a terra, con questo gioco di prima, si proietta subito in vantaggio. Poi la Juventus merita anche il raddoppio. Juventus merita anche di andare al raddoppio, perché poi il gol del 2-0, un'altra azione bellissima palla a terra, con 2-3 cose che funzionano bene, perché c'è Chiesa che parte dalla sinistra, la stessa posizione da cui l'avevamo visto partire contro il Milan. Ora non voglio soffermarmi tanto sulla valutazione dei singoli, quello lo faremo sulle pagelle, però Chiesa parte da lì, Kostic va in sovrapposizione, quindi porta via l'uomo, Chiesa va dentro, va a dialogare con i suoi compagni, poi ci sono tutti questi movimenti senza palla, come quello di Kostic o come quello di Ken, che porta via il marcatore diretto, e McKenny si ritrova solo a tre quarti con Ken che porta via l'uomo e libera lo spazio, sempre con un movimento senza palla, per Weah, che a 2 passi non può fare altro che insaccare a porta vuota. Cioè, si è vista proprio la differenza di quei 20, 25 minuti, 27, quelli che sono stati, in cui la Juve è scesa in campo con un'idea, con una volontà di fare la partita, di fare una partita diversa, di fare una partita con del contenuto, rispetto a quando invece poi per stanchezza, per volontà, perché viene fuori il Real, per un insieme delle tre cose, non lo so, però a un certo punto poi nel primo tempo non si è più andato a fare quelle cose che ti avevano portato ad essere così efficace nei confronti del Real Madrid e per i quali poi ti eri portato giustamente in vantaggio. Poi appena la Juventus abbassa quel ritmo lì, viene fuori il Real. Ripeto, non so se il Real viene fuori perché la Juve abbassa il ritmo o la Juve abbassa il ritmo perché viene fuori il Real. Io questo non lo so. Secondo me sono avvenute tutte e due le cose contemporaneamente. Però poi il Real trova il gol, quindi accorcia le distanze con Vinicius. E poi prima del gol di Vinicius e dopo il gol di Vinicius ci sono una serie di occasioni nel primo tempo in cui onestamente secondo me il Real Madrid avrebbe meritato pure il pareggio. Ripeto, nel secondo tempo non parliamone neppure perché è stata una lotta a senso unico in una sola porta, poi alla fine invece fa gol la Juventus in ripartenza. Quindi alcune cose da portarci a casa già all'interno di questa partita ci sono state, le abbiamo viste, perché ripeto, se non vi siete visti la partita, recuperatevi perlomeno i primi 25 minuti perché meritano, secondo me. I primi 25 minuti ti fanno dire: vogliamo davvero fare qualcosa di diverso dall'anno scorso, sì o no? Anche perché banalmente la partita col Milan, la Juve trova 2 gol ed entrambi su calcio piazzato comunque, invece qua no, qua fa 2 gol perché decidi di mordere la partita in una maniera differente. Dispiace che poi invece ci sia stata tutta un'altra parte di partita in cui sei stato completamente alla mercé del Real Madrid. Poi la vinci, ma ragazzi, ma chi se ne frega di vincere un'amichevole con Real Madrid d'agosto, calcio d'agosto, non,
conta veramente meno di zero. Mi piacerebbe capire se invece quelle piccole cose, quelle piccole migliorie viste con il Milan, con il Real Madrid, sono cose che si vorranno poi replicare durante il corso della stagione e tenere prolungato durante il corso della stagione. Non è detto, perché mi ricordo quella amichevole con l'Atalanta 2 anni fa, l'anno in cui torna Allegri, in cui proviamo il tridente Dybala, Chiesa e Ronaldo, con Dybala che fa quel bel gol in cui Dybala, Chiesa e Ronaldo tocca la palla tutti e tre, con Ronaldo che fa la ripartenza, Chiesa che dalla destra mette la palla proprio per Dybala che in spaccata butta dentro quella palla. Sono poi meccanismi che in quella stagione non abbiamo mai visto. Ronaldo non l'abbiamo mai visto, quel tridente non l'abbiamo mai visto, il 4-3-3 non l'abbiamo mai visto, perché poi abbiamo giocato con il 4-4-2 storto tutto l'anno. Quindi non è detto che quello che vedi d'estate ad agosto poi siano cose che ti porti dietro durante la stagione. Però anche oggi secondo me abbiamo avuto un'indicazione chiara ed evidente di come, se la Juve decide di attuare una certa strategia all'interno del campo, anche le azioni offensive possano venire di livello anche con questi calciatori qua, che sono decisamente più scarsi di quelli del Real Madrid. Inutile girarci intorno, inutile girarci intorno. Eppure primi 20-25 minuti hai fatto vedere il sorciverde al Real. Perché? Perché c'era ritmo, c'era intensità, c'era pressing, c'era volontà di andare a far male, c'era coraggio. Quando poi è iniziato a tirare un po' indietro la gambina, è iniziato ad abbassare il baricentro, ha iniziato a non pressare più ma a difendere in maniera posizionale, sono venuti fuori tutti i limiti e dopo l'inerzia è completamente cambiata, è venuto fuori il Real Madrid. È un po' il discorso che vi facevo nei giorni scorsi: se abbiamo cambiato 8 attaccanti negli ultimi 2 anni e la fase offensiva della Juve è sempre rimasta la stessa, è il nome dell'attaccante o il modo in cui viene utilizzato l'attaccante che diventa il problema di fondo? Secondo me anche questa sera siamo andati in una direzione che ci ha dato una risposta. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte o buongiorno, a seconda dell'orario.